podcast. Altro che Bibbiano, parlateci di Cutro, fu strage di Stato. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Ormai sembra relegata negli anfratti della nostra memoria, eppure non è successa tanto tempo fa. Parliamo della strage di Cutro, che costò la vita a 94 migranti innocenti, disperati che cercavano una via di salvezza nel nostro ricco Occidente, invece hanno trovato la morte nel Mar Mediterraneo, in quello specchio d'acqua di fronte alla Calabria. Furono appunto 94 le vittime, più di 20 bambini, 98 i sopravvissuti, una trentina di dispersi. Era la notte tra il 24 e il 25 di febbraio, quando quel barcone si avvicinò a poche centinaia di metri ormai dalla costa italiana. Sembrava tutto a posto, e invece all'improvviso si frantumò, si spezzò in due, e per quei migranti non ci fu scampo, perché i soccorsi che sarebbero potuti arrivare non arrivarono. In quel momento noi sul nostro giornale La Stampa, dopo aver ricostruito i fatti, dopo aver mandato i nostri inviati sul posto, aver parlato con i rappresentanti delle autorità, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, con le autorità cittadine, con i volontari, titolammo in un modo che fece scandalo, destò una reazione sdegnata da parte di Giorgia Meloni e del governo. Il nostro titolo fu Strage di Stato. Lo facemmo perché avemmo immediatamente contezza del fatto che dopo le segnalazioni di Frontex, arrivate molte ore prima che la tragedia si consumasse, sia pure in modo piuttosto incompleto e persino impreciso, la macchina dei soccorsi che si sarebbe potuta attivare non si attivò. Partirono, come vi ricorderete, le navi, le imbarcazioni della Guardia di Finanza, che come sappiamo hanno come compito quello di pattugliare le acque per ragioni di sicurezza, in cerca soprattutto di trafficanti oppure di gente che smercia in modo illegale il contrabbando di sigarette e cose di questo tipo. Le imbarcazioni non erano adeguate a fronteggiare un mare grosso come quello e quindi rientrarono subito in porto a Crotone. Di lì a poco sarebbe dovuta uscire la Guardia di Finanza, ma perse ore preziose e alla fine non partì mai, pur essendo le imbarcazioni delle Fiamme Gialle adeguate a reggere qualunque mare. Ma non uscirono in mare, perché in quel momento, in quella stagione appena iniziata, il governo Meloni, le destre, quelle della cultura del respingimento, dei porti chiusi, dei blocchi navali, avevano in testa un'altra narrazione sul tema dei migranti. Appunto, aiutiamoli a casa loro. E non è un'emergenza, è un'invasione. Non possiamo accoglierli tutti e quindi se ne restino a casa. E quindi, appunto, non arrivino sulle nostre coste. Per questo titolammo Strage di Stato, sapendo che ci assumevamo un rischio. Nei giorni successivi a quella tragedia, ve lo ricorderete anche questo, ci fu il ministro Piantedosi che fece una relazione burocratica fino all'orrore, possiamo dirlo, raccapricciante, parlò di carichi residuali. Poi toccò al presidente della Repubblica Mattarella recarsi proprio a Cutro, era il 2 marzo, pochi giorni dopo quell'immensa sciagura. Fu lui a fare una carezza ai sopravvissuti e fu lui a dire al governo il cordoglio adesso si tramuti in scelte concrete. E quelle scelte arrivarono di lì a poco, il 9 marzo, con un clamoroso ritardo. La stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, trasferì a Crotone un intero Consiglio dei Ministri. Si immaginava per fronteggiare l'emergenza e invece non ci fu tempo neanche per recarsi a visitare le poche anime che erano sopravvissute a quella tragedia. Ci fu solo il tempo invece per un disastroso Consiglio dei Ministri, che per tutta risposta, invece di ricordare con la pietas umana necessaria il sacrificio di quei poveri disperati, varò un nuovo giro di vite sui permessi umanitari, sui permessi speciali, e varò un provvedimento severo, il famoso decreto Cutro, che aumentò in maniera esponenziale le pene contro gli scafisti, come se il problema fossero stati solo quelli, gli scafisti.
l'origine di tutti i mali e reintrodusse sostanzialmente le norme che furono eliminate in origine dai decreti sicurezza di Salvini nel 2018-2019, quando era ministro degli interni e vicepresidente del Consiglio. Ebbene, quella fu la risposta del governo. In quella circostanza proprio la Meloni, durante una disastrosa conferenza stampa, ebbe a prendersela e a criticare pesantemente tutti coloro che irresponsabili avevano evocato appunto la strage di Stato. Perché questo lungo resoconto di quanto accadde quella maledetta notte tra il 24 e il 25 febbraio? Perché da allora sono partite inchieste, soprattutto da parte della procura di Crotone, e ora sappiamo qualcosa in più di quello che accadde quella notte. Sappiamo che attraverso il lavoro faticoso della magistratura, attraverso l'analisi degli atti, dei documenti, dei brogliacci, delle relazioni operative appunto delle forze di sicurezza che quella notte si sarebbero dovute attivare, ebbene, la maglia dei controlli e la maglia degli interventi si allargò a tal punto da ingoiare la verità. Questa è la drammatica realtà che ora emerge dal lavoro dei pubblici ministeri. In quella notte e nei giorni successivi, chi doveva vigilare, chi poteva e doveva intervenire, non lo fece, ma fece peggio, perché manipolò i dati e non disse la verità su come erano andate le cose quella notte, sugli orari degli allarmi arrivati e sulle relazioni tecniche che giustificarono la mancata uscita in mare delle imbarcazioni di salvataggio. In sostanza, quello scandalo fu di fatto nascosto. Ci fu un'omissione di soccorso e poi successivamente un'omissione di verità. Adesso tutto questo è realtà processuale. Ci sono indagati, capiremo se e in che misura pagheranno il loro conto con la giustizia. Quello che però sappiamo per certo è che nessuno e niente potrà riportare in vita quei 94 innocenti che dovevano essere salvati e non lo furono. E in queste stesse ore, mentre ricordiamo quell'immane tragedia, ci ricordiamo ancora su quella spiaggia calabrese quelle scarpette, quelle piccole tutine, quei brandelli e quei giocattoli arenati sulla sabbia. Un'altra tragedia si è appena consumata e un'altra foto occupa oggi le prime pagine dei giornali. Un'altra bambina con una tutina rosa galleggia, ormai inerme, morta, nelle acque del Mediterraneo, diventato ancora una volta un immenso cimitero. Giustamente il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, sulla stampa oggi invoca un intervento unitario dell'Europa e dice: se l'Europa non è unita, questa emergenza noi non saremo in grado di fronteggiarla. Dobbiamo tutelare le frontiere esterne, è inutile tirare su muri tra uno Stato e l'altro dell'Unione. Dobbiamo impedire ai trafficanti di morte di continuare a fare questo loro immondo lavoro, ma soprattutto dobbiamo creare canali legali, corridoi umanitari. Finalmente il governo dice queste cose, finalmente la smette di propalare la bassa e cinica propaganda di chi dice porti chiusi e blocchi navali. Ma c'è voluta la tragedia di Cutro per ripensarci? Anche se le soluzioni sono ancora lontane e al di là da venire, ma soprattutto, ora che sono passati mesi da quella tragedia, lo possiamo dire perché ce lo conferma un corpo dello Stato, autonomo, indipendente, come la magistratura. Fu strage di Stato, esattamente come scrivemmo all'indomani di quella vergogna della civiltà occidentale. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.